Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Il Prima TG che si apre con il ritorno di molte regioni italiane in zona gialla, a partire proprio dalla giornata del 26 di aprile. Nelle zone arancione e rosse essenzialmente le regole non cambiano, ma ci sono novità importanti per la zona gialla, innanzitutto con la riapertura di bar e ristoranti e soprattutto la possibilità di potersi spostare liberamente senza bisogno di giustificare alcunché, senza autocertificazione tra le regioni in fascia gialla. Per quanto riguarda bar e ristoranti, possono effettuare servizio soltanto quelli che dispongono di tavolini all'aperto. Per riaprire al chiuso bisognerà attendere almeno fino al 1° giugno, secondo quella che è la roadmap tracciata dal governo. La riapertura all'aperto però è consentita fino all'orario del coprifuoco, dunque dalle 22 alle 5. In quel caso naturalmente non è possibile svolgere queste operazioni. Riaprono anche teatri, cinema e sale da concerto con una capienza ridotta al 50% e un massimo di spettatori che non deve andare oltre le 1000 persone all'aperto e le 500 al chiuso. Bisognerà comunque rispettare il distanziamento tra i posti e saranno assegnati previa prenotazione. Sarà infine sempre obbligatorio indossare la mascherina. I dati Covid nazionali sono 13.158 i nuovi positivi a fronte di 239.482 tamponi processati. Il tasso di incidenza è in aumento, si ferma al 5,5% del bollettino di domenica, 217 le vittime nelle ultime 24 ore. Si svuotano però sia le terapie intensive con meno 32 posti letto occupati, sia i ricoveri ordinari con il saldo complessivo che fa registrare un meno 309. In Campania invece sono 1.854 i nuovi positivi nel bollettino diramato dall'unità di crisi regionale. Tra i positivi 575 sono sintomatici a fronte di 17.408 tamponi molecolari analizzati e 7.408 antigenici processati. Sono 21 le vittime, di cui 10 nelle ultime 48 ore, a fronte di 1.364 invece persone guarite. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 posti letto a disposizione, di terapia intensiva ne sono occupati 137, sono 3.160 invece quelli di degenza ordinaria disponibili tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.511. Con la zona gialla in gran parte delle regioni italiane si torna a scuola con circa 7,6 milioni di studenti, pari all'89,5% della popolazione scolastica. Con l'ultimo provvedimento governativo che prevede in zona gialla e arancione tutti i ragazzi di elementari e medie tra i banchi, mentre per le superiori tra il 70 e il 100%. Un problema importante però che è stato segnalato anche da alcuni dirigenti scolastici riguarda il distanziamento all'interno delle aule, con la presenza di almeno 20-25 ragazzi in aula. Infatti, sul punto in Campania il presidente De Luca ha deciso di disporre con apposita ordinanza che, qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento, insomma il rispetto delle normative anticontagio, si decide di proseguire con la didattica in presenza solo per il 50% degli studenti. Proseguono proprio a Napoli i controlli anti-Covid da parte dei carabinieri del comando provinciale del capoluogo regionale. Sono state elevate 186 sanzioni, con azione anche da parte dei carabinieri del reggimento Campania. Sono 32 i cittadini che sono stati sanzionati per inosservanza delle normative anticontagio, cui si aggiungono altre 154 sanzioni in tutto. Il weekend sono stati organizzati dei posti di controllo in piazze e strade principali, con presenze fisse dei militari nelle zone che sono maggiormente a rischio per eventuali assembramenti, con le attività che però sono state effettuate anche per prestare eventualmente servizio, insomma, a tutti i cittadini che ne avessero il bisogno.
Cinque persone ritenute appartenenti ad un gruppo camorristico sono state accusate di vario titolo di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutte aggravate dal metodo mafioso e sono state arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e Territoriale di Mondragone. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno fatto luce sull'agguato scattato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, il 10 settembre del 2020, dove venne ucciso un cittadino nigeriano e ferito un altro, con l'uomo ucciso che era coinvolto nella sottrazione di busta di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina per un valore di circa 40.000 euro, che era una droga destinata ad una piazza di spaccio del rione Traiano. La spedizione punitiva venne architettata proprio per colpire due cittadini nigeriani con cui il clan aveva stipulato un patto, un pagamento di 2.000 euro per la restituzione della droga. I due cittadini però si rifiutarono di consegnare la busta prima di avere tra le mani la somma di denaro richiesta. Fu così che il gruppo criminale decise di punirli con il noto raid criminale, durante il quale vennero esplosi numerosi colpi di pistola. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro con il bollettino, l'ultimo della settimana di ieri, che ha fatto registrare 306 nuovi positivi con 6 vittime e 281 guariti. I tamponi processati sono stati 2.617 per un tasso di incidenza che è sceso di oltre un punto percentuale e si è attestato all'11,69% nel saldo complessivo, c'è cioè un aumento di 19 positivi su tutto il territorio. Provinciale. Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 473 attuali positivi, c'è poi Marcianise con 428 e Maddaloni con 421. Con la zona gialla riapre anche il Parco della Reggia e il Giardino Inglese. Dal prossimo 1 maggio anche gli appartamenti reali. Inoltre, nella giornata di martedì 27 aprile, il plesso Van Vitelliano resterà aperto eccezionalmente anche nel giorno fissato per la chiusura settimanale. Il Parco Reale e il Giardino Inglese saranno accessibili dalle 8:30 del mattino, con l'ultimo ingresso alle 18 e la chiusura alle 19 per il Parco Reale. Nel Giardino Inglese si anticipa il tutto di un'ora, dunque ultimo ingresso alle 17 e chiusura alle 18, mentre invece gli appartamenti reali, come si diceva, riapriranno il 1 maggio a partire dalle 9:30, con ultimo ingresso alle 18:45 e chiusura alle 19 e 30. Lungo il percorso degli appartamenti reali si potrà anche ammirare l'allestimento di 21 opere della collezione Terremotus, un percorso che arriva fino alla Sala del Trono. I visitatori possono accedere, grazie ad una prenotazione online, con l'ingresso o da Piazza Carlo di Borbone o da Corso Giannone. Sono fuori però da quest'obbligo gli abbonati Regia Card 2021 e i titolari di vecchi abbonamenti Park e Park Up, muniti di ristampa con un codice a barre che sia però leggibile ai palmari all'ingresso proprio del plesso Van Vitelliano. Chiudiamo con il calcio. Dopo la roboante vittoria contro la Lazio, il Napoli tornerà in campo questa sera alle 18:30 a Torino per alimentare le speranze Champions. Nei Granata una buona notizia perché il portiere Salvatore Sirigu è guarito dal Covid, ha superato le visite mediche e si è già unito al resto del gruppo. Qualora ci dovessero essere le giuste garanzie, partirà titolare, rientro importante anche in attacco, visto che è stato fatto leggermente rifiatare Andrea Belotti e ci sarà dal primo minuto con al suo fianco Sanabria. In difesa conferma Perizzo, Nkoulou e Bremer sulle fasce, dubbio con Singo e Ansaldi in vantaggio. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Rincon, Mandragora e Verdi. Nel Napoli assenza pesante perché Kostas Manolas non sarà dell'incontro, poiché fermato dal giudice sportivo, cui e si aggiunge all'infortunato David Ospina. È difficile dunque pensare a grandi rivoluzioni nel 4-2-3-1 del tecnico partenopeo, con Meret tra i pali, in difesa di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana torna dopo la squalifica Diego Demme e farà coppia con Fabian Ruiz. In attacco Dries Mertens sarà supportato da Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne.
Brutta sconfitta invece nella giornata di domenica per la Casertana che cade al Massimino di Catania, perdendo per 3-0 al termine dell'incontro. Analisi di mister Guidi e dell'esterno del Grosso, li ascoltiamo in conferenza stampa. È stata una partita dove l'avversario ci è stato superiore. Abbiamo trovato, secondo me, dopo la Ternana, la squadra più forte del campionato per come si è espressa oggi. Una squadra che ha fisicità, tecnica, dinamismo, ha occupato benissimo gli spazi, ha giocato con buona intensità. Insomma, un Catania totalmente diverso rispetto a quello che avevamo trovato a dicembre e che ora, come già si era notato da quando è arrivato Mister Baldini in panchina, è un altro Catania, è molto più squadra. E oggi ci sono stati superiori. Noi chiaramente andiamo sempre ad analizzare sempre quello che non è andato, ma molte volte dobbiamo anche riconoscere i meriti e la bravura degli avversari. Noi anche quando siamo andati in forte impressione sono usciti con abilità tecniche, hanno vinto i duelli. E soprattutto quando noi abbiamo sviluppato, se non lo facevamo a grandissime velocità, loro arrivavano con grandissima violenza, con grande intensità nella pressione, nel pressing. Cioè oggi il Catania si è dimostrata una squadra più forte di noi, ha vinto meritatamente. Poi, al di là degli episodi, che ci sono stati degli errori individuali che ci sono costati gol, però dobbiamo dare, secondo me, molti più meriti agli avversari piuttosto che demeriti nostri, perché abbiamo trovato un Catania che, se continua a giocare così, secondo me è una che può dire la sua veramente ai playoff per vincerli, perché ho visto una squadra. Beh, assolutamente, Catania merita gli avversari perché veramente abbiamo trovato una squadra ben organizzata, di qualità, una squadra che adesso sta anche bene fisicamente ed è forse la squadra che mi ha impressionato insieme, di più insieme alla Ternana. Siamo arrivati alla fine, quindi è giusto anche dare merito agli altri. Sicuramente abbiamo peccato di qualche ingenuità e questo purtroppo fa parte, come continuo a dire, di un percorso di crescita quando hai comunque una squadra che è una squadra molto giovane, una squadra che si sta giocando comunque ed è un ingresso importante. È normale che purtroppo si commettono degli errori di emotività, diciamo anche. Non si è espressa come di solito fa e sicuramente dobbiamo farne tesoro cercando di riazzerare subito e cercare di preparare una settimana importante perché può anche essere che già da martedì o mercoledì, non so quando gioca mercoledì, possiamo avere una bella notizia dell'ingresso ai playoff. Quindi ci dobbiamo preparare, non abbiamo ancora la certezza, però un grosso merito va anche a noi che abbiamo fino alla fine fatto un campionato, insomma, che nessuno si aspettava. E con il calcio chiudiamo questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.